proseguiamo con il prossimo brano. La Battaglia di Legnano è la 13ª opera giovanile del maestro, ovviamente parlo del maestro Verdi, iniziata nel 1848, l'anno dopo fu terminata in termine utile per la prima rappresentazione al Teatro Argentina di Roma. Fu concepita per la Speranza Italiana contro il dominio austriaco del 1176, dopo che la Lega Lombarda sconfisse l'imperatore Federico Barbarossa. La sinfonia è di notevole pregio sinfonico, i temi musicali catturano l'attenzione, specialmente la fanfara iniziale che a tempi di marcia, imperiosa e scattante, accompagna tutta la sinfonia. L'andante sostenuto è il capolavoro del maestro, che in forma originale ha affidato al clarinetto si bemolle, flauto, oboe e fagotto la bella melodia del quartetto. E proprio in questo quartetto noi avremo dei solisti che si distingueranno. Voglio nominarvili: abbiamo la professoressa Yvonne Fischer al clarinetto si bemolle, la professoressa Valeria Bevilacqua al flauto, il professor Manuel Balascio all'oboe e il professor Francesco Rampigone al fagotto. Buon ascolto a tutti.
Sì, grazie per l'applauso, le do soprattutto ai nostri solisti, ripeto, allora, al clarinetto, al flauto, al fagotto e al rombo, grazie mille. Abbiamo trattato un grande compositore, abbiamo fatto la battaglia di Legnano di Verdi, proseguiamo con un altro altrettanto grande compositore, parliamo di Vincenzo Bellini, compositore catanese, dimostrò in tenera età spiccato spirito ricettivo e ancora prima dell'età scolastica prendeva lezioni di pianoforte da suo padre e musica corale da un anonimo sacerdote di Catania. Scrisse musica sacra, musica da camera, teatrale e operistica. La più eseguita è Norma, tragedia in due atti, ambientata ed ispirata all'antica Roma imperiale. E dalla Norma noi eseguiremo la sinfonia. Buon ascolto a tutti.
Grazie ancora. Con il prossimo brano finiremo e termineremo la prima parte del nostro concerto, a cui seguirà una brevissima pausa. E con il prossimo compositore siamo a François Suppé. Nella sua composizione troviamo una maestosa introduzione, un melodioso e poetico assolo, ma anche un allegro strepitoso. Tutto questo comporterà di sicuro coinvolgimento ed entusiasmo da parte di esecutori e pubblico, perlomeno ce lo auguriamo. Solista in questo caso, come avete visto, avremo diverse volte la partecipazione dei nostri solisti. In questo caso il brano prevede un sax tenore e avremo la professoressa Marina Bartucca. Il titolo del brano è Poeta e contadino.